Beethoven, Mozart, Prokofiev, questi gli autori del prossimo concerto della stagione sinfonica dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, Nicola Luisotti sul podio, Sabine Duvier che canta Mozart, e insomma non vi parlerò io però di questi pezzi, lo chiediamo a Nicola Luisotti che non è qui, ma ormai con le nuove tecnologie si può fare di tutto, quindi proviamo a chiamarlo sul telefono. Va? Allora, vediamo se il maestro Luisotti ci risponde. Eccolo il maestro Luisotti. Questo concerto promette di essere fantastico perché abbiamo dei titoli straordinari, a cominciare da questa ottava di Beethoven, che insomma tra la danzante settima e la colossale definitiva nona sembra una specie di, no, di vacanza che si prende Ludovico. Sì, Beethoven ha trovato la sua gioia interiore, ritrovata anzi, grazie a questo signore, questo scienziato, Melzel, che non solamente inventa uno strumento terrificante che è il metronomo per tutti noi, poi tra l'altro i metronomi dentro la sinfonia dell'ottava, dove teoricamente si dovrebbe essere la sinfonia dove viene determinato il tempo reale, se si seguono alla lettera i metronomi scritti da Beethoven, la sinfonia risulterà eccessivamente veloce, eccessivamente rapida, per cui da capire esattamente a cosa corrispondessero questi segni che vengono utilizzati nel metronomo, diciamo, di Melzel, sì, che utilizza Beethoven. Beethoven trova una gioia inattesa perché Melzel non solamente procura a Beethoven il metronomo, ma anche gli fa sperare in una nuova, una rinascita, diciamo, legata alla propria sordità. Dice che inventerà una macchina, un sistema, perché lui possa di nuovo risentire. Dopo la grande tragedia della seconda sinfonia del testamento di Ehlingerstadt, lui si ritrova ad essere un Beethoven ringiovanito, nell'udito soprattutto, con la speranza di arrivare a creare nuove grandi sinfonie, nuove grandi musiche, e con un futuro, diciamo, Beethoven si risente, e quindi tutta questa sinfonia, questo trionfo del Fa maggiore, è la prova della gioia interiore che Beethoven ritrova. Insomma, un Beethoven inusitatamente di buon umore, ecco, questo è... Assolutamente sì. Incastonato in questo programma un gruppo di arie meravigliose del concerto di Mozart, sì, con una grande interprete, e lì, sì, siamo sempre, insomma, il periodo è quello più o meno, insomma, il mondo è quello, però veniamo portati in una dimensione molto diversa, dove entra il teatro, entra anche un pezzo di paradiso in queste aree straordinarie. Sì, le arie di Mozart da concerto, a parte una che poi viene utilizzata nell'Indiscreto Curioso da Mozart, le altre due sono veramente arie da concerto. Diciamo così, Mozart aveva, quando scrive la prima aria, aveva 23 anni, mi pare, e la scrive per Aloysia Weber, del quale è innamorato, pazzamente, sì. Aveva 16 anni, doveva essere uno splendore, dice: Madonna, questa ragazza me la voglio portare in Italia, vogliamo fare dei concerti. Poi ha sposato la sorella, però diventare una star. In realtà probabilmente Aloysia Weber non aveva bisogno di Mozart per diventare una star, poiché lo diventa ancora prima di Mozart. Poi naturalmente le cose non vanno bene sul piano sentimentale, e lui, non sapendo cosa fare, dice: ma chi adesso chi vada a sposarmi? Mi sposerò la sorella, così almeno rimaniamo in famiglia, se non la posso toccare almeno la posso vedere. Però, diciamo, il talento di Aloysia Weber viene assolutamente descritto, si descrive da solo in queste aree, con i sol scritti sovracuti. Insomma, io ammiro molto Sabine Duvier per, come si dice, Duvier? Così, perfetto. Duvier, per aver avuto il coraggio di cantare tre aree come queste, veramente dal vivo, un giorno dopo l'altro. Veramente bisogna essere dei grandi fenomeni vocali, e credo lei lo sia. Insomma, la Santa Cecilia, il pubblico romano e il pubblico che assisterà a questi concerti sarà ben felice, ben curioso anche di sentire dal vivo finalmente, perché in registrazione se ne sentono, ma dal vivo cantare i Popoli di Tessaglia, garantisco a tutti che è veramente un'impresa come scalare l'Everest. Per cui avremo una cosa fenomenale da ascoltare. E si conclude con una sinfonia, anche questa insolita, la settima di Prokofiev, che è l'ultima, e uno si aspetta chissà perché, sempre dal fatto che
qualcosa sia ultimo, sia anche definitivo. E invece troviamo un clima tutto sommato disteso, una destinazione anche addirittura pensata per i bambini. Insomma, non è il Prokofiev a sberle e cazzotti a cui siamo abituati in certe partiture. Ma io credo che questo dipenda molto dalle dichiarazioni del partito del 48, perché Prokofiev si trova schiacciato dall'idea di andare in Siberia, dall'idea di essere imprigionato e incarcerato. La moglie verrà incarcerata, lo sappiamo, l'ex moglie. Secondo me questa sinfonia appartiene a quel genere che molti descrivono la settima come più vicina a Tchaikovsky. Ma Tchaikovsky era un compositore drammatico, patetico, cioè faceva del proprio dramma personale, che lui lo riteneva un dramma, una cosa da esprimere attraverso i suoni. Secondo me Prokofiev, in questa ultima parte della vita e l'esistenza, attraverso questo messaggio grave che il partito dà, cioè la musica antidemocratica, ma insomma, la musica formalistica, accusato di formalismo, e di scrivere musica antidemocratica, non per il popolo. Insomma, questo ha fatto dei danni non solamente in terra sovietica, ma ha fatto dei danni in tutto il mondo. Grazie a Nicola Luisotti, ci vediamo il 19, 20 e 21 aprile.